Il lago, secondo episodio. La flora e la fauna. In questo video scopriremo insieme la flora, la fauna e le attività dell'uomo legate al lago. Iniziamo subito a conoscere la flora. Innanzitutto voglio dirti che un paesaggio in cui è presente un lago si dice paesaggio lacustre. Nei paesaggi lacustri, e cioè intorno ai laghi, crescono spontaneamente, e cioè senza l'intervento dell'uomo, piante come i lecci, i cipressi, i salici e i coloratissimi oleandri. Crescono anche bellissime piante acquatiche come la ninfea, la tifa e la canna. Vediamo ora la fauna del paesaggio lacustre. Lungo le sponde vivono animali come la rana, la biscia, la lontra e molti uccelli acquatici come il cigno, l'anatra selvatica e l'airone. Ci sono anche il fenicottero rosa e il martin pescatore. Nei laghi ci sono anche molte libellule e zanzare. I principali pesci che popolano i laghi sono la carpa, la trota, la tinca, il pesce persico, il luccio e l'anguilla. Le rive dei laghi sono sempre state abitate dagli uomini grazie al clima mite. L'acqua del lago, infatti, durante l'estate assorbe il calore e lo rilascia durante l'inverno, mitigando le temperature, cioè rendendole gradevoli. Grazie a questo clima particolare, sulle rive dei laghi è possibile coltivare olivi, viti, agrumi, fiori e piante esotiche. I laghi, inoltre, rappresentano un'indispensabile riserva d'acqua dolce per l'uomo, gli animali e le attività agricole. Molto praticata è la pesca. Ecco una mappa riassuntiva delle attività dell'uomo legate al lago. Innanzitutto la pesca, le coltivazioni. L'acqua del lago rappresenta un'indispensabile riserva d'acqua dolce, principalmente per l'agricoltura, e ricordiamoci la produzione di energia elettrica che abbiamo già incontrato quando abbiamo studiato il fiume. I grandi laghi sono vie di comunicazione per gli uomini e per le merci. I laghi sono un'apprezzata meta turistica fin dall'antichità. La bellezza dei paesaggi, il clima mite e la possibilità di praticare vari sport acquatici, infatti, attirano molti turisti in ogni stagione. Vediamo quali sono gli sport acquatici. Il windsurf, la vela, il kitesurf, la canoa, wakeboard e le immersioni.